Dopo la vittoria contro il Trento Clarenzia, altra amichevole precampionato per l'Inter femminile di Attilio Sorbi, ormai pronta ad affrontare il primo storico campionato di Serie A. Si alza il livello, sfida l'Espagnol, squadra arrivata al nono posto nella Liga femminile nella scorsa stagione. Un Inter che domina per tutta la partita e comincia benissimo con Terenzi che si allarga, vede l'inserimento di Capitan Marinelli per oggi. Dopo aver vinto la classifica cannonieri nella passata stagione in Serie B, va vicino al gol con il destro che però colpisce solo il palo esterno. Per vedere il vantaggio nerazzurro bisogna aspettare l'ottavo minuto con il taglio di Terenzi, destro sinistro, palla sotto la traversa, fulminata Mimì, il portiere dell'Espagnol. Inter avanti 1-0 con una delle tante nuove arrivate per affrontare la prima storica stagione in Serie A. Controllo con l'esterno destro di controbalzo con il mancino, palla sotto la traversa, Inter in vantaggio. Un Inter che domina, dicevamo, tutta la partita, principalmente nel primo tempo. Marinelli dentro per Van Kerkhoven che rientra ancora, vede Marinelli, mancino un po' strozzato, la palla viene accompagnata fuori da Mimì con il sinistro che termina fuori non di molto, ma viene comunque scortato dal portiere dell'Espagnol. Ancora Inter pericolosa, sempre con Terenzi che difende bene palla, vince il rimpallo, scarico fuori per Pandini, destro che va a sfiorare il palo. È un Inter che gioca bene e continua a fare molto meglio con il passare dei minuti. La condizione magari quella migliore ancora lontana, ma intanto ci si avvicina al campionato e ci si avvicina con le abitudini di un anno fa. Marinelli segna il gol del 2-0, siamo al 20°, azione solitaria centralmente, destro ancora sinistro, l'angolino lontano è vuoto e allora Gloria Marinelli lo infila, gol del 2-0. Il terzo gol arriva 4 minuti più tardi, guardate la progressione impressionante di Van Kerkhoven che riesce ad anticipare il difensore, salta anche il portiere e a quel punto a porta vuota cala il tris per l'Inter. Siamo solo al minuto numero 24, 1-0 Terenzi, 2-0 Marinelli, 3-0 Van Kerkhoven. Insomma, l'attacco nerazzurro si sta preparando al meglio per la Serie A. Impressionante però la forza fisica e la progressione in campo aperto della nuova numero 12 nerazzurra. Nel secondo tempo tanti cambi, Attilio Sorbi inizia a far girare un po' le ragazze a sua disposizione, però nella ripresa un po' la stanchezza si fa sentire, l'Espagnol si rifà sotto con Noguchi che raccoglie il pallone vagante all'interno dell'area di rigore, cross all'altezza del secondo palo, Noguchi dimenticata dalla difesa interista, trova il gol del 3-1, siamo al minuto numero 17 del secondo tempo. Il taglio a sorprendere la difesa nerazzurra che prova a salire, lo fa con un po' di ritardo, 3-1 Espagnol, con l'Inter che rimane comunque in controllo della partita. Per trovare il gol del 3-2 bisogna aspettare il 34°, linea un po' troppo alta, non sale Merlo che si lancia subito all'inseguimento, palla sul destro che va a spegnersi sotto la traversa, traversa il gol, è Yiyi a segnare il gol del 3-2 con un bel destro potente sotto la traversa, Espagnol che si rifà sotto. Trovato il gol del 3-2 però l'Inter si risveglia e si ributta in avanti, Marinelli lavora il pallone, vede l'inserimento di Goldoni che si allarga bene, controllo, uno sguardo al portiere, il destro è potente ma un po' centrale, allora sfuma l'occasione per calare il poker, l'ultima azione dell'Inter e anche l'ultima azione della partita, Merlo per la velocità di Goldoni a tu per tu col portiere è sfavorita dal rimbalzo ed è anche l'ultima azione della partita, finisce 3-2 per l'Inter femminile, un altro successo importante.